Sta succedendo che tante associazioni, tante famiglie, tanti professionisti si mettono assieme per non celebrare la giornata mondiale di consapevolezza dell'autismo, ma per provare a costruire una rete di collaborazioni a favore della città e, diciamo, portando consapevolezza di questo mondo vastissimo che è l'autismo. A Foggia è in corso la settimana di consapevolezza dell'autismo. Una comunità di famiglie, associazioni, professionisti e fondazioni si sono unite per diffondere conoscenze e forgiare una città consapevole e collaborativa, con una 3 giorni ricca di eventi aperti a tutta la cittadinanza che coinvolgono comune, scuole ed enti pubblici. Gli incontri hanno avuto inizio il 2 aprile con uno spettacolo originale al Teatro Umberto Giordano dal titolo Darwin, un cucciolo pericoloso, il cui incasso è stato messo a disposizione dell'amministrazione comunale per l'istituzione del primo sportello autismo del comune di Foggia. E poi ancora il 4 aprile in piazza Cesare Battisti, flash mob, show cooking e DJ set hanno animato grandi e piccoli per l'intera mattinata. Gran finale previsto per sabato 6 aprile con l'evento a cura dell'associazione ASD Assori. Stiamo assistendo a scuole, bambini, famiglie, professionisti assieme che si ritrovano, parlano, si incontrano, fanno festa e poi mangiano, anche perché stiamo facendo i nostri laboratori che normalmente facciamo nelle strutture, li stiamo facendo qui dal vivo. E l'obiettivo da raggiungere è quello di portare al comune, finalmente ci proviamo per l'ultima volta, un sportello d'ascolto gratuito alle famiglie, di supporto alle famiglie di questa città, perché ce n'è tanto bisogno. Foggia ha bisogno di rinascere riscoprendosi unita nel fare le cose.